Ciao a tutti, mi chiamo Uti, sono un'accompagnatrice culturale di Migrantour. Oggi è la giornata mondiale del tè. C'era una volta una foglia è caduta nell'acqua, ha cambiato il sapore dell'acqua. Così è nato il tè. Questa foglia viene da un albero del tè. In Occidente si chiama camelia. In un posto sud-ovest della Cina, che si chiama Yunnan, letteralmente significa meridione delle nuvole. È stato scoperto un albero piantato dagli antichi che ha 3200 anni di età. È l'albero del tè più antico del mondo. In cinese il tè si chiama cha. È un ideogramma del tè questo. È la parte superiore. Significa erba, la parte centrale significa essere umani, la parte inferiore significa albero. Noi, esseri umani, viviamo tra l'erba e gli alberi. Non siamo sottomessi, non dovremmo nemmeno essere dominatori. Cerchiamo di vivere in armonia con la natura. Questo è il nucleo della filosofia del tè cinese. Dall'antichità fino a oggi. Per preparare un buon tè ci vogliono diversi attrezzi. Questo è la teiera, che è più conosciuto. Questo invece è più particolare, si chiama gaiwan, cioè la ciotolina con coperchio. Sotto c'è anche un piattino. Il coperchio è come il cielo, la piattina è come la terra. Invece centro c'è la ciotolina, cioè noi. Ogni volta che prepariamo un tè, sembra che stiamo facendo un dialogo con la natura, con tutto il cosmo. Dovremmo portare un grande rispetto per le foglie del tè e alla natura, a noi stessi, alle persone a cui offriamo il tè. Preparare il tè è un gesto semplice, come tante cose che facciamo nella vita. Ma se abbiamo la consapevolezza del rispetto profondo e la condivisione aperta, tutti i gesti che facciamo sarà diverso. Speriamo di poter ripartire anche con Migrantour, con una nuova consapevolezza e uno spirito di armonia tra umani, natura, e la società.